Ciao a tutti, siamo tornati nella Kernelcraft e signori, in questo momento teoricamente mi state vedendo, teoricamente, poi se non mi vedete pazienza, vuol dire che ancora sono successe cose. E allora, intanto i capelli sono migliori del video in cui facevo il face reveal, che sì, è stato piuttosto cringe. E a quanto pare in questo modo possiamo vedere anche che qui, durante la costruzione della nostra casa, abbiamo sbagliato a fare le colonne accanto alle porte, perché qui non c'è, mentre qui c'è. Ma chi se ne frega, perché oggi, signori, come avete letto dal titolo, dobbiamo andare a fare una iron farm. Non l'ho mai fatta, qui ci sono tutti i blocchi che servono per la farm. Inoltre, però, dovete prendere 64 blocchi a vostro piacimento per aiutarvi durante la costruzione della struttura che poi sarà la farm. E poi dovete prendere 42 blocchi di quello che volete appunto per la costruzione della farm, mentre 41 di vetro. Il resto deve essere questo. È una farm abbastanza rapida da fare, non richiede infiniti materiali e produce anche un sacco di ferro. Ed essendo molto semplice, ne possiamo fare veramente tantissime anche vicine, oppure tutte insieme. Insomma, possiamo fare un botto di roba. Per ora ne andiamo a fare una e da oggi in teoria mi dovreste vedere in tutti i video, sia di Battlecats che Minecraft con un rettangolino tattico, credo, non lo so. E adesso però dobbiamo prendere delle ferrovie. Infatti questa farm richiede delle ferrovie perché dobbiamo portare dei villager nella farm. Allora, come si facevano? Non mi ricordo come si facevano i binari. Aspettate, il mio cervello sta un attimo riflettendo. No, di certo non così. Gente, dopo 3000 ore di ragionamenti potenti sono riuscito a ricordarmi come si craftano i binari perché appunto ci servono i villager per la farm. Ce ne servono 3 più uno zombie, quindi appunto mi servirà una name tag per non far despawnare lo zombie. Adesso io mi faccio 24 binari, non lo so se bastano. Penso e spero di sì, poi il ferro lo mettiamo a posto. Off camera sono ritornato in miniera proprio 2 secondi per prendere qualche diamante in più, però non ho esplorato Giga Cavern, soltanto, cioè sono soltanto andato all'altezza meno 54, mi sono sdraiato con l'acqua e ho scavato dritto per dritto fino a trovare 29 diamanti. Ce ne servono 5 per farci l'elmetto in diamante, che è il più brutto che sia stato mai creato. Però va bene, quindi craftiamocelo ed indossiamolo. Purtroppo dovremo mettere qua a prendere polvere il sacramento in ferro, ma a noi questo poco ci importa. Ci servono poi dei minecart. Io me ne farei un paio per sicurezza, quindi facciamo così e anche così, perfetto. No, così, ok. E ne abbiamo due. Però la name tag ovviamente, cioè alla name tag dobbiamo dare un nome, quindi facciamo una cosa che non ho mai provato a fare, cioè no, non so scrivere, Dinnerbone. Allora dovrebbe essere così, quindi in teoria se lo diamo a un mob dovrebbe essere a testa in giù. Ora io non lo so perché non ci ho mai provato, non so se la scritta è così, ma va bene. E adesso, signori, andiamo a costruire la nostra farm. Prima di farlo, però, signori, dobbiamo riparare le nostre cose, quindi direi di fare no, piuttosto facciamo così, perfetto. Ricordo che gli incantesimi sono assolutamente provvisori, poi facciamo una roba del genere, costo 2, ci va bene. E io, signori, me lo ricordo che un po' di presa di farm mi avete chiesto di costruirla. La costruiamo non a questo momento perché ci servono materiali che adesso non abbiamo e li dobbiamo andare a cercare esplorando, ma ancora non è arrivato quell'episodio. Tra l'altro oggi dovevamo andare nel Nether, gente, però volevo a tutti i costi fare questa farm di ferro che secondo me sarà molto interesting. Sta anche facendo notte, ma useremo i letti che ho in the inventory. E basta, andiamo. Allora, qui c'è una cassa molto interessante, ma qui costruiremo la nuova farm di creeper. Infatti, mi sono dimenticato di dirvelo, ma io off camera mi sono divertito, tra tantissime virgolette, a rimuovere quella. Senza comandi, senza la creativa, perché io gioco a Java da pochissimo, quindi non so nemmeno come si fa ad andare in creativa, perché anche se ci provo non riesco. Comunque, qua sopra sono andato a fare un altro spiazzetto, eccolo qua, con un'altra cassa in cui adesso andiamo a mettere tutte le cose che per il momento non ci servono subito. La crafting in realtà la mettiamo a
terra così. E io direi che possiamo subito cominciare. Tra l'altro lì c'è un alveare incredibile, dovremmo anche fare la farma di api, ma non è questo il momento. Allora, è una farma molto semplice, quindi potete seguire questo tutorial fatto da me. Esatto, avete capito bene. Cose straordinarie. Allora, per prima cosa prendete i blocchi, diciamo, provvisori, quindi fate una roba del genere, alta 5, una colonnetta alta 5, poi prendete il pistone e fate così. Vabbè, raga, sono una cosa incredibile, ho già sbagliato, perché dovete prendere un blocco da costruzione. In teoria sono di più, non sono solo 42, mi sono sbagliata. Comunque, 5 blocchi provvisori, poi un blocco da costruzione e il pistone. Poi scegliete un lato, prendete i blocchi provvisori, adesso io li chiamo così, non lo so di preciso come si chiamano, ma in ogni caso dovete scendere in questo modo e fare una cosa di questo tipo. Quindi tre blocchi, poi blocco provvisorio, un blocco qua e qua fate una roba del genere. E qui in teoria dovreste mettere un altro blocco da costruzione in questo modo. Poi prendete il vostro piccone, cioè in questo caso io prendo il piccone, rimuovo questi blocchi provvisori, poi dovete andare qui sopra su questo blocco e fare 1 e 1, 2. Poi dovete andare invece da questa parte e fare così e così. Ok, poi dovete attivare tutto al massimo. Raga, se guardo giù è perché ho il telefono qua e sto guardando un tutorial perché a memoria ovviamente non me lo ricordo. Adesso sono appena tornato perché ero andato un attimino a casa a prendermi le robe che mi mancavano, quindi un po' di legna in più e 2 di redstone che non so dove fossero finiti. Comunque, mettiamo questo, lo mettiamo al tick numero 4, che quindi è il massimo, poi mettiamo uno di redstone qui e uno di redstone qui. Questo blocco che vi avevo detto di piazzare prima è sbagliato, ovviamente, perché lo dovete andare a piazzare esattamente qui, in questo modo. Poi dovete andare qui e piazzare un blocco qua, mentre un altro blocco va messo in questo modo. Dopo che avete fatto questa cosa, dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi salite su questa piattaforma che avete appena costruito, vi mettete in questo verso, prendete i letti e poi li mettete così, così e così. Dovete mettere le tre compostiere in questo modo. No, ho sbagliato. Niente. Sono un caso perso. Sono un caso perso. Vanno messe, scusate, dalla parte del pistone, verso il pistone. I letti vanno messi in questa direzione. Non so se cambia qualcosa, però nel tutorial è così. Nel dubbio, se volete seguire il tutto più attentamente in questo modo, vi lascio nella descrizione del video il video appunto da cui sto facendo questa farm. Le slab possono essere di qualsiasi tipo, in teoria, e adesso dobbiamo fare una cosa interesting. Prendiamo i blocchi da costruzione, cioè i blocchi provvisori, quindi in questo caso il tufo. No, regà, non ce la posso fare. Non dovete metterlo sul pistone, ma lo dovete mettere qua, in questo modo qui. E poi dovete mettere una slab qua. Sbandava, è incredibile. Dovete mettere una slab qua. Poi salite su questa slab che avete appena piazzato, una e un'altra. Poi le dovete aprire, ma io ovviamente ho sbagliato di nuovo. E dovete metterle esattamente in. Scusami, ma io le ho messe così. Cioè, così, no? Io se le apro. Ah no, ok, è giusto. Dovete metterle in questo modo. Quindi avevo fatto bene le cose e poi avete fatto. Adesso non cadete come ho fatto io in questo momento, ma piuttosto dovete andare a prendere i blocchi da costruzione. Quindi in questo caso per me la legna, salire qua sopra e fare 1, 2, 3. E da questa parte 1, 2, 3. Dopodiché dobbiamo prendere il vetro che può essere in teoria di qualsiasi colore. Nel video viene utilizzato di colore bianco. Io l'ho preso di colore normale e dobbiamo, diciamo, ricoprire la nostra struttura. Tra l'altro per me. No, regà. Devo andare a fare un altro vetro, voglio piangere, non ce l'ho, silk touch, vabbè. Comunque, dicevo, a me fa stranissimo vedere il vetro unito, perché io essendo giocatore di Bedrock vedo sempre i vetri.
i vetri divisi, cioè con divisi, non sono uniti in questo modo, quindi è tutto molto più brutto. Infatti, non smetterò mai di dire che la Java secondo me è molto meglio, ma in teoria per il momento il vetro va messo in questa maniera. Anche se in realtà forse il vetro vi basta, anche se ne avete sprecati due come me, poi capirete perché. Allora, dovete fare una cosa però. Allora, intanto devo scendere perché devo, ok, riprendermi le trapdoor che mi erano cadute. Adesso prendete un attimo i blocchi da costruzione, ovviamente, per risalire, perché dobbiamo andare a mettere il vetro anche. No, gioco così. Dovete andare a mettere il vetro anche qui negli angoli. Ora, io non so se influenzi qualcosa, io però nel dubbio faccio come ha fatto il tizio del tutorial. Poi dovete fare 1, 2 e 3. A quanto pare, una volta fatto ciò, dobbiamo andare a prendere i nostri villager. Allora, io da quella parte, dietro questa montagna, ricordo che avevo intrappolato in modo molto amichevole qualche villager, quindi sono già dei farmer, quindi dei contadini, però noi questi ce li mettiamo lo stesso perché anche se non lo fossero, perché io li ho upgradati, quindi sono quasi master, credo, non hanno bisogno di questi, però in teoria se non sono, diciamo, almeno di livello 2, servono per forza perché sennò non hanno un lavoro e in teoria la farm non funziona. Adesso però devo andare a prenderli. Per farlo però, gente, dovete essere veloci perché se viene la notte poi dovete, diciamo, scortare i villager nel punto in cui li avete portati. Adesso vi spiego meglio il tutto. Comunque questo blocco che stava qui sopra il pistone poi va tolto in teoria, ma stavo dicendo, dovete sbrigarvi a prendere i villager. Perché se non vi sbrigate viene la notte e siete a metà percorso con i villager sulle ferrovie e ci sono i mostri e quindi esplodono e dovete rifare tutto da capo. Quindi cercate di farlo il più in fretta possibile, poi ovviamente dobbiamo fare un percorso per farli salire con i minecart e le ferrovie, ma quello è un altro discorso. Ed eccoci arrivati, gente. Era un po' anche che vi volevo mostrare cosa ho fatto, infatti un bel po' di tempo fa, più di un mese fa, mi ero messo a smantellare tutto il villaggio. Perché? Perché qua in futuro ci costruiremo qualcosa e mi sono accorto che sopra un albero di acacia c'era questo, però sono dettagli. Adesso noi dobbiamo prendere tre villager che prendano il lavoro oppure di livello minimo 2, quindi che già siano agricoltori, e portarli alla nostra struttura con le ferrovie. E in realtà già quasi sera, no, è quasi mezzogiorno, quindi ci dobbiamo dare una mossa. Eternity Gente, è passato tipo 40 minuti e sono riuscita a portare con soltanto uno stack di binari, perché ovviamente li dovevo sempre smontare, sono riuscita a portare due villager alla nostra farm. Adesso io vado a prendere le carote una volta che li porto qua sopra, così si accoppiano e fanno e così diventano noti. No, no, vi posso garantire che è la cosa più straziante e noiosa che ho fatto negli ultimi 5 anni. Comunque, così volevo dire, i villager sono proprio antipatici, cioè, vedete, mi fanno scordare le cose. Ah, giusto, che li facciamo accoppiare così diventano 3. E così non devo fare tutto il giro di nuovo, andare laggiù, prendere un altro villager e portarlo qua. Così ne abbiamo subito tre e poi dobbiamo portare anche lo zombie. E adesso, gente, intanto te ti fermi. No, ti prego. No, 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 no. Ragazzi, c'ho le occhiaie da una settimana. Per colpa della scuola. Se ci si deve mettere pure sto coso, io non lo so veramente. Comunque, devo fare una specie di scaletta con i blocchi da costruzione per portare i villager là sopra e farli entrare, e poi un'altra per lo zombie che andrà lì. Regà, sarà una faticaccia incredibile, ma purtroppo va fatto. Poi sarà una grande soddisfazione. Gente, finalmente mi sono preso le carote, quindi adesso devo farmi un pillar e risalire e dargliele queste carote. Intanto riprendiamoci le ferrovie, ok.
In teoria le carote vanno bene, poi non so se c'è anche altro cibo che loro accettano, però sono dettagli. Allora, adesso ho appena dormito, intendo nel gioco, magari nella vita reale, ma ancora non posso. Comunque, ho appena dormito, quindi il sole sta ancora sorgendo, non è nemmeno mezzogiorno. Dunque, devo aspettare che faccia notte per portare lo zombie. A quanto pare, comunque, i due di Redstone che avevamo perso inizio episodio erano qui nella cassa, ma va bene. E dunque, io rego nel frattempo, mentre aspetto che venga la notte, mi riguardo un attimino il tutorial, così insomma andiamo avanti più fast. Però, gente, a quanto pare, prima di portare lo zombie, dobbiamo fare un'altra cosa. Infatti, dobbiamo andare esattamente qua. Dobbiamo prendere un baule e posizionarlo. Dopodiché prendiamo i 5 hopper e uno lo colleghiamo alla chest e gli altri hopper li colleghiamo tutti tra di loro in questo modo. Gente, c'è un problema. Allora, i villager non si sono accoppiati perché le carote che io gli ho dato le hanno messe qua nelle compostiere e questa cosa in realtà non va bene perché adesso sono andate perdute, quindi io adesso provo a levargli un attimo le compostiere. Gli riporto un altro stacco di carote perché questo ormai è bello che è andato e poi dovrebbero accoppiarsi. Adesso però dobbiamo fare attenzione perché loro potrebbero. No, 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 ti prego. Ti prego. Ti pre no, ti prego. No, no. Avevo attivo il tasto control. Lasciamo stare. Nel frattempo che vado a prendere le altre carote, però vi ricordo di iscrivervi perché allo speciale dei 500 iscritti partiranno delle serie molto interesting. Quindi iscriviti, mi raccomando. Comunque, no, cioè nel senso, questo non lo posso trasformare in villager normale e non lo posso portare là nella nostra farm. Perché ancora non siamo andati nel Nether, quindi non abbiamo le Blaze Rod per fare il coso per le pozioni, l'alambicco, ecco. E prossimo episodio rega Nether, per forza, perché voglio farmi l'alambicco, farmi le prime pozioni, soprattutto in Night Vision per esplorare l'Ancient City. E poi vabbè, dobbiamo andare nel Nether, rega, per prendere i Netherite upgrade, cioè i template intendo. Poi vabbè, la Netherite, insomma le classiche cose. Quindi nel Nether prima o poi ci dobbiamo andare. Abbiamo superato i 205 giorni e ancora Regà non sono nemmeno entrato nel gioco. Una persona normale di solito al 50° giorno ha già sconfitto il drago da un bel pezzo, ma io ovviamente no. Ho preso uno stacco di carote per niente. Ok, capisco, capisco. Ok, allora, ok, ho preso la terza compostiera, adesso dobbiamo ripiazzarle, una, due e tre, perfetto. Adesso scendiamo e dobbiamo fare un'altra cosa interesting. Infatti, adesso, gente, dovete tornare qua sopra, prendere i vostri blocchi da costruzione, che per me in questo caso sono le aste di quercia, e metterle in questo modo. Ok, dovete praticamente fare un tetto ai villager. Qui però dove ci sono queste botole, dove andrà quindi lo zombie, dovete lasciare uno spazio e per il momento questo è quello che dovete fare. Ok, adesso dopo che avete fatto questo tetto, qui dove ci stanno le botole, fate 1, 2, 1, 2, 1, 2 e un blocco sopra. Adesso che sta facendo notte, quindi very lucky siamo stati, dobbiamo fare un ponte per portare il nostro zombie qua dentro. Ok, se devo essere sincero, questa parte non l'ho minimamente capita. Quello che ho capito è che dobbiamo fare una scaletta per portare il nostro zombie qua e dobbiamo farlo finire qua dentro. Adesso non sto a riguardare il tutorial perché tanto penso che fare una roba del genere e poi dai un colpo e lo butti qua sia la stessa cosa. Dunque, adesso io mi cerco uno zombie, mi faccio seguire, poi gli diamo la tazza
targhetta, cioè gli diamo un nome molto importante perché sennò De Spona nella vostra farm non funziona, quindi mi raccomando la targhetta e adesso regà, vado a cercarlo. Ok, zombie trovato, adesso la targhetta in realtà ancora non gliela do perché non siamo sicuri che riuscirà ad arrivare sano e salvo lì sopra. Dunque, facciamoci seguire, disattiviamo il control perché sennò corro e volo via. Ok, ci sta seguendo. Adesso, gente, facciamo una cosa. No, 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 doveva succedere. Aspettate, eh. Ok. Aspettate. Perfetto, perfetto, perfetto. Nome. No, aspetta. No, devo respirare. Vi giuro, mi ha preso un infarto. Pensavo di avere un creeper dietro ed è già spawnato il golem. Regà, ma io sono morto di infarto. Ma vi giuro che sono morto di infarto. Vabbè, vabbè. Ok. Allora, adesso, dobbiamo in teoria salire là sopra per fare una cosa interesting. Questa cosa non so perché andava fatta, voi fate così, quindi arrangiatevi. Cioè, ma guardate che bello! No, vabbè, adoro, adoro, fantastico. Comunque adesso, raga, continuo a guardare il tutorial e ci vediamo tra poco. Gente, molto importante, mi sono dimenticato di dirvelo. Dovete prendere un blocco da costruzione e metterlo. Esattamente, molto probabilmente voi l'avrete già fatto, ma io me ne sono scordato. Devo metterlo qua sopra perché sennò lo zombie quando è giorno brucia ed esplode malissimo. Adesso dobbiamo salire qua sopra, attiviamo il tasto control, mega salto jump incredibile. E adesso qua sopra, signori, si fa la struttura molto interesting. Qui però credo che vada chiuso, adesso do un'occhiata. In realtà non sono sicuro se è proprio questo il punto in cui io devo mettere questo blocco. Ma io penso che la farm funzioni lo stesso, quindi facciamo così. Adesso, gente, dovete prendere i muretti a vostro piacimento, insomma, quelli che avete preso, prendere un blocco provvisorio, fare una roba del genere, salire sul blocco provvisorio e fare così. Adesso, gente, dovete fare praticamente un contorno di muretti. Una volta piazzati i muretti, ne dovete piazzare anche uno qui e uno qua. Adesso questo è invisibile perché il gioco ovviamente è super iper buggato, però ok, ha caricato. Adesso dovete fare una roba del genere. No, ok. Dovete praticamente mettere dei cartelli tutti intorno a questa struttura. Quindi ne mettete uno anche qua dietro, però ne avete ancora quattro. Infatti questi quattro vanno messi esattamente qua sopra. Il tizio li mette dritti, quindi non so se cambia qualcosa, ripeto, però io nel dubbio li metto dritti. Adesso, gente, che avete fatto una roba del genere, dovete prendere il secchio di lava e metterlo qua, in questo modo. Poi prendete i secchi d'acqua, voi ne dovreste avere due, io ne ho quattro per motivi sus, quindi facciamo così e questo è quello che si andrà a creare. Adesso io brucio se vado qui. Fortunatamente no. Allora, praticamente quando spawnerà il golem, ovviamente l'acqua lo spinge lì, brucia con la lava, gli hopper prendono il ferro e lo portano fino alla cassa. Adesso sta anche sorgendo il sole, quindi very good. Adesso io devo uscire da qua e volevo anche ricordarvi che la farm è solo ed esclusivamente per Java. Non so se funzionerà, però ci proviamo. Cioè, non so se funzionerà perché è della 1.19 la farm, però in teoria dovrebbe funzionare, quindi vediamo un po'. Allora, gente, una volta che avete fatto ciò, dovete fare così, cioè dovete trovare il punto in cui c'è la cassa, che è questo, e salire più o meno in questa zona facendo così, ok? Prendere la torcia e metterla esattamente qui. In questo modo ogni tanto si accende e si spegne e farà fare questa cosa allo zombie, cioè molto semplicemente attiverà il pistone
e in questo modo la farm è ufficialmente attiva. In teoria dovrebbero iniziare a spawnare golem e adesso dobbiamo intanto smontare tutto questo. Ma praticamente il tizio mette una singola cassa e delle scale che lo portano fino alla cassa, ma è molto molto brutto, quindi io farò un sistema di hopper e casse fino a qua giù, che farò appunto adesso off camera, non ve lo faccio vedere perché non ha senso, e insomma così viene molto più carino. Adesso in realtà non so se funziona, perché noi, se vi ricordate, abbiamo fatto accoppiare i villager, quindi un villager, se non è ancora cresciuto, non ha il lavoro, non so se funziona la farm. No, infatti è ancora piccolo, quindi la farm ancora non funziona, ma tanto devo fare lo smistamento con gli hopper. Quindi ci vediamo tra poco. No. Ma. Aspetta. No, dai, ma perché? Dove è andato adesso? No, regà, dove è andato? Non ci posso credere. Non ci posso credere. No. Non ci posso credere. No. Allora, intanto 10 tramogge e 16 bauli non servono, li ho presi io perché sì, voglio fare questo sistema che viene fino a qua giù perché secondo me è più carino. Se non volete fare questa cosa, io basta prendere blocchi e scale e salite con una cassa. Adesso, gente, io mi ingegno per riportare questo mini villager là dentro, cresciuto, in qualche modo ce la farò. Vediamo un po' come procede la situation. Gente, è successo un macello. È successo un macello. Tanto doveva succedere. Era scritto, era scritto. Allora, la farm comunque già funziona. Infatti, ha già prodotto 7 lingotti, però dettagli. E allora, sto tornando a casa a prendere le ferrovie, perché, cioè i binari, perché sennò sto villager non rientra più lì dentro. E signore, è successo un macello. Adesso non vi sto a spiegare tutte le cose nel dettaglio, sta di fatto che registrare questo video è un po' un incubo, ma a dettagli. E 3 ore dopo, signori, ce l'ho fatta. Adesso dobbiamo far uscire sto villager da qua dentro, non in questo modo, ma aspettate, problemini tecnici, dai, l'angolino. No, regà, è impossibile. Aspettate, qui ci vuole il microscopio. Ok, ce l'ho fatta. Perfetto, adesso in teoria dovrebbe entrare lì dentro e se entra, signori, la farm è fatta, cioè è completa. Allora, adesso vai su. Perfetto, ti prego, vai su. Vai su. No, no. Tentativo definitivo perché sta per fare notte, quindi il villager. No, 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 no. Ti prego. No, bro. No, fermo. No, bro. No, no, bro. No, no, ti prego. No, non cadere. No, fermo. Allora, aspettate, ok. Allora, intanto devo cercare di capire come ha fatto ad uscire il baby villager. In realtà credo di saperlo già. Allora, aspettate. Allora, secondo me questa botola va alzata. Perché se no il villager. Ok. Facciamo così. In questo modo il villager, anche se prova ad andare qua, casca qui dentro e quindi non può uscire.
Non so se mi sono spiegato, in ogni caso adesso devo prendere altre carote, le facciamo accoppiare di nuovo e poi speriamo funzioni. Gente, ci siamo, è il momento della verità ultra finale. Adesso ho preso le carote, finalmente, raga. Adesso, allora, facciamo così, perfetto. Loro adesso le prendono e in teoria abbiamo fatto. O devo levare i cosi come prima? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Allora, io comunque inizio a fare il coso di smistamento per le ceste. E dopo 3.000 milioni di anni ce l'ho fatta. È nato il piccolo. Ho fatto tutto il sistema di smistamento che adesso vi mostro. Adesso la farm ovviamente non funziona perché devo riaprire quella botola e il bimbo deve crescere e prendere il lavoro. Adesso scendiamo così vi posso mostrare il sistema di smistamento. Ma no, no, ti prego. È morto il piccolo. Fammi indovinare. È morto. È morto. Allora, facciamo una bella cosa. Vetro, entro un attimo, quindi non fate caso a me, continuate pure a dormire. Qui chiudiamo. Fatemi uscire. Ok. E facciamo così. Allora, a me, raga, stanno succedendo tutti sti casini. Perché ho deciso di portarne solo due e poi di farli accoppiare. Ecco, voi non fate così, ok? Voi non fate così per nessun motivo. Mi raccomando, portatene tre, ma fate in quel modo classico. Perché se fate come ho fatto io, questo è il risultato. 3.000 ore di tentativi inutili e questo appunto è quello che succede. Adesso, io cosa devo fare? Devo prendere un altro stack di carote, cioè proprio sono veramente felice di questa cosa. Glielo devo dare. Devo farli accoppiare. Questa volta la trapdoor non la abbasso e devo soltanto incrociare le dita e sperare che il piccolo non si incastri male da qualche parte e non caschi come prima. Ecco qua i nostri villager. Uno stack più 46 di carote. Se non gli bastano queste, io non so che dire. Ferrovie, cioè binari e carrello, nel dubbio, cioè per sicurezza, magari il villager casca come prima e lo riportiamo su. Vediamo un po'. Allora, questa è la situazione attuale. Bella, vero? Lo so, molto bella. Cosa è successo? Bella domanda. Bellissima domanda. Cosa è successo? Allora, non si accoppiano. Cosa ho fatto? Ho levato come prima cioè le compostiere. Adesso le rimetto perché si sono accoppiati. Ma levando le compostiere è cascato lo zombie. E questo è il risultato. Io veramente non so che dire perché è 30 anni che sto provando a fare sta cosa. Quindi adesso io devo aspettare la notte un'altra volta. Prendere un'altra targhetta, prendere un altro zombie, portarlo sopra e sperare che almeno questa volta il tutto funzioni, perché sennò io veramente impazzisco. Allora, come posso fare a portarlo di sopra? Gente, sto video sta essendo una mezza tortura perché non ho mai fatto niente di così difficile perché, cioè, non riesco. Vi ho tagliato la parte in cui failavo di brutto con uno zombie, infatti questa è l'ultima targhetta che ho, ne avevo tre a inizio video. E allora il baby villager è cresciuto, quindi ne abbiamo tre e fin qua ci siamo. Adesso io ho fatto sto percorso col kart perché se no non riesco e lo spingerò, mi prenderò danno, però non cascherò ai lati, cioè non cascherò di sotto perché ai lati ho fatto questa barriera. E in teoria, quando lui arriva qua, io gli rompo il carrello e gli do la targhetta ed è fatta. Molto probabilmente andrà male, ma speriamo bene. Allora, io
Non voglio nemmeno stradire quanto ci ho messo perché potrei traumatizzarvi. E niente, sta diluviando. Gente, mi si sentirà poco perché sta piovendo, però questo è il momento della verità. Sono riuscito a portare in qualche modo uno zombie qua, gli ho dato già la targhetta, però come gli levo il carrello adesso? Allora, aspettate, eh. No, perché? Perché? No, regà. No, non ci posso credere. No, mi sono incastrato tantissimo. No, ti prego. No, raga, ma co... No, ti prego. No, ma... No. Godetevi questo rumore fortissimo del diluvio universale, perché adesso basta, mi sono veramente rotto le scatole. Il video termina qua, io finirò la farm off camera, tanto vi ho già spiegato come si fa, e non mi si sente nemmeno perché sta diluviando tantissimo, e basta, raga, io mi sono rotto, quindi ciao.